responses. Don't you know you'll never win? You got your family running around trying to stop you from going down. It's you that I'm talking to. Shot and abuse. The funny thing is, that's not all. It was your name that was called. It's you. Silka è sicuramente un'azienda atipica per certi aspetti. Primo perché, essendo un'azienda di livello mondiale, non sempre aziende di questo tipo pensano che ci sia un'utilità a investire nel mondo dello sport, soprattutto nel mondo dello sport povero come l'atletica leggera, dove non dà grandi ritorni di immagine. Invece Silka lo fa, e lo fa da 30 anni, ma proprio perché è una filosofia aziendale che investe sulle persone. Prima di tutto viene l'uomo in Silka, poi viene tutto il resto, quindi anche lo sport è una maniera come un'altra per portare avanti questa filosofia di vita, far crescere dei bambini sani anche attraverso lo sport, facendo conoscere in maniera non pressante che dietro di loro c'è comunque una realtà mondiale come l'azienda che sostiene questa attività, avvicinando le famiglie nel modo giusto, avvicinando il mondo scolastico nel modo giusto, avvicinando la cittadinanza tutta assieme alle amministrazioni comunali, collaborando da 30 anni anche in quelle attività che non sono direttamente organizzate dalla società sportiva, ma attraverso la società sportiva, dando un grosso supporto organizzativo. Silka è presente in moltissime attività sportive locali, soprattutto a livello scolastico. Beh, sono veramente tante le cose positive, per fortuna. A livello tecnico posso dire gioie e dolori, anche perché sono bello condividere anche i dolori assieme ai propri atleti che si allena, sono stati veramente tanti. In modo particolare, ne citavo uno questa mattina, il titolo italiano allieve di Luigina Silvestrin, che da ragazzina un po' messa in disparte anche dai suoi coetanei perché un po' cicciottella per la sua età, invece è riuscita con grande impegno e grande forza di volontà, era bravissima a scuola tra le altre cose, a vincere un titolo italiano allieve, e non è cosa da poco per una ragazzina che veniva un po', non dico emarginata perché è una parola troppo forte, ma comunque lasciata un po' in disparte per la sua costituzione fisica, che poi invece è diventata una persona normalissima e ora è suora. Anche questo con grande orgoglio lo dico, perché fa del bene a tanti tanti altri giovani in un altro modo, non come il mio, che credo di aver fatto tanto bene facendo fare sport ai ragazzi. Lei lo fa mettendosi a disposizione in Patagonia.